10 ottobre la settima edizione della Giornata Nazionale della Psicologia. Cosa aspettarsi da questa manifestazione? Quest'anno abbiamo deciso, come Ordine di Psicologia della Regione Siciliana, di concentrare la nostra attenzione sulla salute dei cittadini dando giuste informazioni. E quindi quello che vorremmo fare è, quello che faremo in questa settimana è dare le giuste informazioni rispetto a chi è la figura dello psicologo e che per affidarsi per problematiche tipo psicologico serve uno psicologo. Se, può sembrare ridondante, può sembrare quasi banale, ma siccome in questo momento diverse professioni similari o collaterali spesso trattano della salute psicologica, è importante che l'ordine tuteli sia i cittadini che gli psicologi stessi promuovendo una campagna alla salute. Gli psicologi iscritti all'albo è facilmente consultabile sul sito, il sito dell'ordine degli psicologi è wprs.it, dove chiunque decide di affidarsi a uno psicologo può cercarlo lì e lì deve esserci il percorso di studio dello psicologo stesso, della psicologa, e l'ordine ne è garante di quella che è la formazione stessa dello psicologo. Faremo una campagna un po' per tutte le città siciliane. Il nostro è un ordine regionale, quindi in tutte le città siciliane troveremo una campagna sulla tutela della professione, quindi dove promuoveremo che la salute psicologica è una cosa seria e di affidarsi proprio ad uno psicologo. Questa è la tematica di quest'anno, anche grazie al boom di richieste che c'è stato, ad esempio nel bonus psicologico, e il fatto che i cittadini si sono sempre più avvicinati alla nostra professione, prima un po' stigmatizzata, invece oggi stare bene e stare bene anche da un punto di vista psicologico è di estremo interesse per tutti i cittadini e le cittadine, non solo della Sicilia ovviamente, ma di tutta Italia. Abbiamo detto che è la settima edizione, come nasce l'idea di istituire la Giornata Nazionale della Psicologia? Nasce perché in concomitanza, proprio il 10 ottobre, è la giornata mondiale della salute mentale. Ed ecco quindi che in Italia da 7 anni incoraggiamo e comunque facciamo sì che vengano promosse iniziative di interesse psicologico per dare le giuste informazioni ai cittadini, perché la salute è un benessere su cui tutti dobbiamo investire, dalle istituzioni politiche a noi professionisti del settore. Come ultima cosa le chiedo come si è evoluta negli anni questa giornata, c'è stata di mezzo anche una pandemia. Sì, infatti negli ultimi anni, gli ultimi 2 anni abbiamo organizzato degli eventi online proprio per la promozione di alcune tematiche di tipo psicologico con un format che avevamo chiamato Via d'Uscita. Quest'anno vogliamo essere un poco più incisivi rispetto alla professione stessa. L'evoluzione è data dai tempi, mi viene da dire, perché i tempi sono un po' più maturi rispetto alla nostra professione di qualche anno fa. Complice un po' la pandemia che da un lato ha sicuramente segnato in maniera profonda le nostre vite, ma dall'altro lato ha fatto sì che ogni cittadino e ogni cittadina si interessasse del proprio benessere e della propria salute, anche psicologica.